Vediamo, ti vuole ma si trattiene. Perché? Perché ti vuole ma si trattiene? Utilizziamo ovviamente i tarocchi, partiamo per segno, quindi cerchiamo di capire perché ti vuole ma si trattiene, qual è la motivazione. Utilizzeremo i tarocchi Zen di Osho e anche i tarocchi di Marsiglia. Ricordo che i tarocchi di Marsiglia sono tra i tarocchi più antichi e della tarologia francese, utilizzati anche da Carl Gustav Jung, il famoso psicanalista del secolo scorso. Allora, vediamo un attimino quindi di partire. Mi raccomando, nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete le notifiche dei nuovi video. Fate pure donazioni al canale che sono ben gradite e danno una motivazione a proseguire. Ovviamente se trovate i video interessanti per voi, se trovate video che possono essere utili per voi, altrimenti ovviamente se non trovate video utili per voi evitate di fare donazioni, se no non fate donazioni, se no fate donazioni insomma per far girare un po' le cose, quindi decidete un po' voi se trovate qualcosa di interessante. Ma veniamo al tema. Quindi prova interesse per te, ti vuole, ringrazio Renata. Prova interesse per te, ti vuole, ma si trattiene e cerchiamo di capire perché si trattiene. Partiamo dal segno dell'Ariete. Allora, il segno dell'Ariete che chi è che prova qualcosa per te, cara Ariete, ma si trattiene? Per quale motivo? Chi è questa persona? Cerchiamo di capire cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, perché sei una persona che in questo momento ha troppo controllo? E anche la persona che ti cerca è una persona molto bloccata, iperlogica, quindi hai a che fare con una persona iperlogica. Hai a che fare con una persona che si trattiene proprio perché non gli va bene da un punto di vista logico. Quindi, caro segno dell'Ariete, pensa a qualcuno, è una persona che vuole vivere una relazione importante, ma ti vorrebbe, da un punto di vista passionale, ti vorrebbe, ma da un altro punto di vista si trattiene perché non gli va bene da un punto di vista logico e razionale, e questo gli genera molti rammarichi. Se tu vai a vedere, sarà una persona con tristezza. Cerchiamo di capire poi chi può essere questa persona. È una persona che sta cambiando, è una persona che vorrebbe davvero riuscire, ringrazio Mirko, vorrebbe davvero avere una relazione con te, ma non ce la fa, non riesce a lasciarsi andare più di tanto nei tuoi confronti. Vediamo di capire. Dovrebbe fare un atto di coraggio, perché probabilmente tu vieni vista come una donna eccessivamente, come dire, eccessivamente, non dico dominante, ma una donna eccessivamente rompipalle, fondamentalmente. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Allora, questa persona è comunque una persona, il cavaliere di bastoni, interessata ad avere solo sesso con te. Non è interessato ad avere una relazione stabile. È semplicemente una persona che è interessata ad avere sesso con te e anche sesso abbastanza veloce. Ti vede come una donna, però di valore, come una donna che ha una sua, diciamo, capacità. Quindi, da questo punto di vista, potrebbe anche essere una persona che può andare bene per te. Non è che è una persona che non va bene. Tra l'altro, è anche un uomo che, da un punto di vista economico, non è ricchissimo, sicuramente, ma non è neanche il catramista cassa integrato senza fissa dimora. Quindi avresti anche la possibilità di frequentare un uomo con un discreto patrimonio e dovresti soltanto apparire più istituzionale perché appari troppo trasgressiva e per cui non gli va bene da questo punto di vista. Appari un po' zoccola, diciamo. Allora, cerchiamo di
di andare al toro. Cerchiamo di andare al toro e vediamo chi è questa persona che ti vuole, ma che si trattiene e per quale motivo si trattiene questa persona. Qual è il motivo che trattiene questa persona e gli impedisce di farsi avanti con te nonostante ti voglia? Beh, è una persona che è molto introversa, un po' timida, un po' chiusa, cerca di capire se tra le tue amicizie c'è una persona timida, introversa, chiusa, bloccata, perché fa parte. È una persona che ha attraversato dei periodi negativi, adesso sta riprendendosi, sta, diciamo, sviluppando, e questo è importante. E il problema di questa persona è che mentalmente è troppo ancora incasinato, c'ha delle patturnie, c'ha delle problematiche di natura mentale, si sta fissando e quindi ci sono, grazie a Mirko, o Patrizia, ci sono difficoltà, diciamo, da questo punto di vista. Quindi è la timidezza che la sta bloccando ed è una persona che sta in silenzio, è proprio una persona chiusa e introversa. Quindi in questo caso dovresti dargli tu un aiutino, dovresti, anche se sei donna, non è che devi fare la zoccola, però dovresti, diciamo, cercare di rendergli la cosa un po' più facile, perché probabilmente una persona che vive un senso di inadeguatezza, una persona che vive un senso di, diciamo, di paura di essere rifiutato, e talvolta per la paura di essere rifiutato non fa cose. Ci sarà un cambiamento per te, caro segno dell'Ariete, ci sarà un cambiamento per te e sarà anche un cambiamento anche pesante, insomma, da questo punto di vista. Bene, passiamo al segno del Toro, vediamo che ci dice il segno del Toro. Allora, il segno del Toro vive un blocco. Caro segno del Toro, la persona che ti cerca è bloccata su di sé, bloccata completamente, non ha voglia di fare nulla, però è fortemente coinvolta con te, ma il blocco è un blocco veramente logico, veramente razionale. Dovresti accettare qualche compromesso. Se vuoi andare avanti, dovresti imparare ad accettare qualche compromesso che ti permetterebbe di ottenere qualcosa in più. Ascolta la tua voce interiore e cerca un compromesso nell'ambito di una relazione. Probabilmente questa persona è bloccata perché percepisce che che tu sei eccessivamente pressante da questo punto di vista. Infatti è una persona che guarda molto alla praticità, è una persona molto pratica, pragmatica, iperlogica, iperrazionale, che si porta un fardello. L'otto di bastoni rappresenta proprio un fardello, quindi una persona con le sue problematiche, ovviamente. Quindi da questo punto di vista tieni presente che una persona iperlogica, iperrazionale, con mille problemi. Quindi se vuoi provare a fare qualcosa, caro segno del Toro, dovresti provare a non farti vedere così pressante, lasciare un po' di spazio e vedrai che magari ti cercherà. E passiamo al segno dei Gemelli. Vediamo il segno dei Gemelli. È una persona repressa, è una persona che sta vivendo, caro segno dei Gemelli, dei grossi turbamenti emotivi, si sta reprimendo, è una persona stressata, una persona che c'ha veramente, oramai è al limite, proprio al limite. Per cui, caro segno dei Gemelli, tieni presente che questa persona probabilmente si sente stressata da te, ha bisogno di divertimento, quindi cerca di essere più leggero, caro segno dei Gemelli, se vuoi far sì che questa persona possa essere interessata a te, possa manifestarsi, devi mantenerti, si sente chiusa in gabbia, perché il segno dei Gemelli talvolta quando ci si mette rompi i coglioni forte, diciamoci la verità, il segno dei Gemelli scassa i maroni veramente in modo pesante, quindi cerca di essere meno rompimaroni e vedrai che questa persona potrà avere qualche cosa. È una persona comunque solida, è una persona
è una persona solida, è una persona anche traditrice. Tieni presente che il Papa canta messa con tutti, per cui, come dire, se ti metti con questa persona, stai tranquillo che le corna, caro amico dei gemelli, saranno garantite. Per cui, vabbè, comunque, vedi tu, insomma, se ti fa piacere essere cornuta, vai con questa persona. E in effetti sarà una relazione complicata. Per cui sconsiglio, quando si farà avanti questa persona, mandala a cagare perché non ti darà nessun beneficio da questo punto di vista. E nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei video, iscriviti a tutti i miei canali e fai qualche donazione al canale. Se trovi i video utili, fai pure donazione al canale, che sono ben accette. Cara carampana di una malga show.